Dunque, non esiste solo la prima squadra che pure è già in pista al Don Bosco, ha cominciato a lavorare alacremente anche il suo settore giovanile e lo può garantire il suo capo, non è così Bucchi? Sì, sicuramente grazie anche ai miei collaboratori siamo riusciti a costruire un settore giovanile competitivo. Diciamo che è tutto in funzione della prima squadra, perché noi puntiamo molto sui giovani. Ed ottenere dei risultati in campo giovanile, secondo me, non è solo che una situazione di prestigio per il Don Bosco. La società è una società antica a Spezia e quindi ha delle tradizioni importanti, ed è per questo che abbiamo lavorato tutta l'estate per poter costruire un settore giovanile competitivo al massimo. E a inaugurare i lavori del vivaio del Don Bosco Spezia è l'annata 2005, i sedicenni insomma. Tante volte si parla della crescita del ragazzo, dell'unione del gruppo, e qui dopo una lunga chiacchierata ho capito che c'erano i presupposti per far bene. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo tanta qualità, e grazie anche all'arrivo di una dozzina di nuovi innesti da parte della provincia, ragazzi di valore che si vanno ad unire a quelli già esistenti, che erano comunque di qualità. E la cosa che mi ha interessato e ho riscontrato subito veritiera è il fatto che questi ragazzi, pur essendo del 2005, quindi 16 anni, sono già entrati nell'ottica di partecipare a competizioni, seppur amichevoli, della prima squadra che milita in promozione. Quindi secondo me qui c'è la possibilità di far bene, di far crescere il singolo e allo stesso tempo di lavorare con serenità. Sono molto contento di questa cosa.